abbiamo fatto una scelta di dare le risorse per la propaganda alla Pro Loco, tant'è che hanno messo in mezzo pure Pietro Piccioni come delega al turismo, che sarebbe a fenomeno. Io penso di no, perché se uno interprete riesce ha il compito di portare sull'amministrazione, di essere cerniera, se lo fa bene lo fa benissimo, quindi non vedo perché. Io non mi sono mai sentito comparso da nessuna parte. Servetti, per difenderlo dagli attacchi di tutti, mi fa dannare. Però io penso che abbia fatto anche lui un buon lavoro. Noi abbiamo cercato in questi anni di recuperare il ruolo della Pro Loco. Dico una cosa seria, così poi vi lascio insomma lavorare. Lascio la platea. All'assessore. Allora, ho cercato di mettere in moto la prova, io l'ho trovata indebitata e ferma. Abbiamo cercato di rilassare, poi dopo l'idea anche che la Proloco collabora con l'amministrazione, perché se la Proloco sceglie di fare politica e di contrapporre l'amministrazione, credo che faccia politica e può far poco, perché l'amministrazione dà risorse, non c'è nessun senso. Allora, l'accorcio la storia, se no diventa troppo lunga. A questa Proloco manca un piccolo quiz, che però significherebbe poi avere un ruolo importantissimo, che sta sopra anche quello dell'amministrazione, ma magari succede questo. Significa poi stare attenti a dare favore al sindaco. Penso a questo mandato no, però la prossima vorrebbe anche uscire. Come no? Può uscire. Quello di fare in modo che le attività della Proloco vivano di risorse più ampie che vengono dalla loro attività, che non è dato impegno dall'amministrazione. Noi abbiamo dato messo a disposizione tutti i fondi della fila, ma loro le risorse ne vengono da, non è prendo poi diciamo pure la mano che adesso interlocutore con l'impresa di industria eccetera. Però se loro riuscissero ad avere autonomia finanziaria rispetto a quella delle risorse che mette a disposizione comune, vuol dire che hanno costruito una grande Proloco. Io tanto sono contento di costruire la Proloco. Prima l'abbiamo sorretta, proprio ci abbiamo portato in braccio. Poi l'abbiamo assistita, no, le altre due ci sono state, però la terza, no, perché c'è stata prima la gestione di Giovanni, poi la gestione, oppure prima Laura e poi di Giovanni, vennero proprio noi, tenevamo in braccio. Poi è arrivato Ettore con loro, e adesso c'è Volante, adesso c'è Servetti. La prima elezione dopo il commissariamento è stata faticosa per loro, insomma. Loro hanno solo fatto un po', guarda, noi facciamo la Proloco, vogliamo ragionare con l'amministrazione, però non abbiamo fatto una tessera, non c'è nessuno, c'era invece tutta un'altra area che si contrapponeva politicamente. Adesso qualcuno che si contrapponeva è stato con loro, chi voleva fare politica è uscito fuori, ma non è che abbiamo deciso noi. Adesso gli auguro a Servetti di non essere solo il gestore del soldi dell'amministrazione, ma di essere il gestore della Proloco Vigra. Abbiamo finalmente fatto il collegamento informatico, gli abbiamo dato la sede, cioè piccole cose insomma. Poi se voi della stampa, voi dei mezzi di comunicazione, nati agli altri che non ci stanno, se loro a cui passiamo come alla stampa, vogliono mettere a disposizione risorse umane per fare una grande Proloco, io sono felicissimo, perché io penso che il confronto e lo scontro c'è stato con quelli non gli asserviti, con quelli intelligenti, quelli bravi, quelli che si confrontano e si scontrano. Noi per adesso ci confrontiamo solo, non ci scontriamo, però se ci fanno le risposte non sta, non è un problema. Spero che la nostra bianca esca bene, spero che abbiamo dato voce a tutte le voci della città. Io aspetto loro al risultato. L'altra volta ho vinto una scommessa, stavolta non c'è manco mezzo polemica. C'è un problema l'altra volta, mi hanno appena data, poi ci hanno fatto ascoltare la data, poi c'erano i commercianti che l'hanno coinvolti. Allora, anche qui, se riusciamo a dirla e a scriverla bene, io vi ringrazierei se questo riuscite a dircelo, a farlo bene. Ai commercianti, noi non abbiamo mai impedito niente. Per fare le cose meglio di quelle che facciamo noi, le facciamo loro. Voglio dire, Massimo Leoni. Sì, no, Massimo Leoni ha voluto fare un'iniziativa, la piazza è a disposizione. Naturalmente, se noi disponiamo delle risorse, le facciamo secondo quello
la nostra capoccia, quindi mi auguro che questa cosa che facciamo per la città intera, spero contro nessuno tranne quelli che magari non stanno bene in salute e vorrebbero avere un po' di tranquillità sotto casa eccetera, tranne qualcuno che è un po' orso e non vuole rumore sotto casa, quindi gli chiediamo scusa se facciamo rumore, però noi lo facciamo per i nostri giovani, per la nostra città, per i nostri commercianti e per tutti quelli che amano il nostro paese. Io ho finito e lascio Piccioni e Perfetti. Io faccio i giorni, questi sono gli altri giorni.